Bene, direi che possiamo iniziare. Benvenuti e benvenuti al webinar di oggi dedicato all'operatività sui mercati e ai segnali operativi di settembre che faremo con Alessandro De Lorenzo e Matteo Maggioni. Benvenuti ragazzi. Alessandro Buongiorno a tutti. e Matteo sono due trader di professione da tantissimi anni ormai e quest'oggi insieme a noi andremo a vedere per l'appunto quelli che sono dei segnali operativi su indici, azioni, indici obbligazionari e valute. Sarà un webinar interattivo dove andremo tramite sondaggi, tramite Slido, a chiedere a voi quelle che sono le vostre scelte di trading. Andremo ad analizzare quindi l'indice, l'azione, l'indice obbligazionario e la valuta che desiderate. Quindi tramite un sondaggio andremo ad esprimere questa preferenza. Io sono Fabio Molfese, infine Bank, mi occupo di educational trading. Prima di iniziare, però, allora, innanzitutto vi lancio il sondaggio e vi chiedo quali tra questi indici vorreste analizzare, tra il FTSE MIB, il DAX e il Nasdaq. Nel frattempo che rispondete, vi informo che questo webinar è registrato e sarà presente in video library, spero già oggi pomeriggio, al limite domani, ok? Qui in webinar on demand, scegliete l'argomento, sarà sotto live trading ed operative, troverete il reply, ok? Come sempre vi ricordo che andando qui da Fineco, il mio conto, scusatemi se non mi butto fuori, il mio conto gestione servizi, potete abilitarvi a una serie di servizi che vi offriamo, alcuni gratuiti, alcuni sono a pagamento, se sono a pagamento ci sono espressamente scritti i costi. Quello che possiamo fare per migliorare le nostre tecniche di trading è abilitarci ai derivati per studiare l'indice future, che analizzeremo tra l'altro quest'oggi con Alessandro e Matteo. Potete abilitarvi alla marginazione, al servizio multicurrency e a tantissimi altri servizi. Allora, Alessandro, abbiamo detto che iniziamo da te. Ti do la possibilità di condividere lo schermo e nel frattempo che ci arrivano le risposte ai sondaggi, ti dico che sta vincendo il FTSE MIB, quindi tra qualche secondo inizio a chiudere il sondaggio. Abbiamo proposto il FTSE MIB per ovvi motivi, perché l'indice è nostrano, il DAX perché sembra essere in una fase di lateralità, non si capisce bene dove andare, e il Nasdaq perché con l'intelligenza artificiale e quant'altro potrebbe avere degli sviluppi interessanti. Va bene, allora chiudiamo il sondaggio, siamo su FTSE MIB. Vai. Allora, prima cosa, buongiorno a tutti. Allora, iniziamo col MIB. Quello che vedete è l'indice, non è il futures, quello che sto rappresentando adesso sullo schermo. Ed è il grafico a un'ora. Inizierei col grafico giornaliero. Per fare questa analisi, utilizzeremo l'indicatore Ichimoku e l'indicatore il MACD. L'Ichimoku lo vedete rappresentato sopra e il MACD è sul grafico a candele, il MACD invece è separato nel riquadro sotto. Allora, quello che possiamo dire è che da novembre del 2022 l'indice è in una fase rialzista, sul grafico giornaliero sempre. E lo vediamo qua, l'indicatore Ichimoku ha dato un segnale di acquisto intorno ai 22.480-22.500 punti. Questa fase rialzista ha avuto ovviamente, come tutti i cicli, ha avuto anche delle fasi di correzione che però non hanno mai diciamo, messo in discussione, utilizzando la tecnica di Ichimoku, non hanno mai messo in discussione la forza rialzista del mercato. Vediamo che appunto il mercato è partito a novembre, diciamo a fine dicembre aveva chiuso una fase di lateralità che ha trovato supporto nella nuvola, lo vediamo qui, per poi ripartire. Adesso siamo, scusate, a marzo, a metà marzo c'è stata una correzione forte che però anche qui non ha mai messo in discussione il trend rialzista, e da marzo in avanti sostanzialmente il mercato si è mosso laterale tra i 26.500 punti e i 28.500 punti. Anche in questa fase laterale l'indicatore Ichimoku non ha mai dato indicazioni ribassiste,
La nuvola ha sempre funzionato da supporto in maniera, devo dire, in maniera egregia. Andando nell'ultimo periodo, anche qui vediamo, siamo in una fase dove l'indice ha tentato i 30.000 punti ad agosto e poi per poi correggere nuovamente, trovare un livello di supporto intorno ai 27.900 punti, supporto dato dalla nuvola. Adesso, per quanto riguarda la fase odierna, il mercato è ritornato sopra la nuvola, quindi sembrerebbe voler prendere di nuovo forza. Quindi questo è quello che vediamo dalla fase del grafico giornaliero. Se andiamo sul grafico orario, invece, scusate, vedete che all'interno di questa fase rialzista il FTSE MIB ha dato dal 30 agosto, dove ha raggiunto il massimo intorno ai 29.000, è partita questa correzione che si è fermata intorno ai 27.800. Questa correzione che si è interrotta intorno alla metà settembre, dove l'indice sul grafico orario è ritornato a essere positivo, quindi rialzista. È riuscito il 14 settembre a rompere questa trend line ribassista. Trend line ribassista che ha dato anche un livello di supporto, lo vedete in quest'area, intorno ai 28.400 punti. Adesso il mercato ha ripreso forza, siamo in una fase, anche sul grafico orario, siamo in una fase rialzista, e fase rialzista che per me ha target, ve l'ho rappresentato qui, intorno ai 29.450 punti, quindi ha circa altri 400 punti da fare per arrivare a primo target. Ciò non significa che il mercato esaurirà la spinta rialzista o che il mercato ci arrivi, ma questa rottura al rialzo al 14 settembre ha come target price questi 29.400 punti. Non so se Perfetto. avete delle domande. Allora, c'è Piero che chiede se lo spessore della nuvola colore verde o rosso può dare indicazione di trend di mercato. Non so se riesce a rispondere Sì, in in 2 secondi. Il colore no, lo spessore della nuvola e quanto la nuvola abbia un profilo piatto stabilisce quanto forte è, in caso di interazione tra prezzi e nuvola, quanto è forte il livello di supporto di resistenza. Ok, invece Tommaso ci sta chiedendo proprio adesso come hai calcolato il target price. Ok, il target price è calcolato con una tecnica di De Marc molto semplice, che è semplicemente quella di prendere la distanza tra il minor tra il Al minor minimo all'interno di questa trend line rispetto alla trend line, quindi questa distanza tra questo punto e la trend line, e proiettare questa distanza sul punto di rottura. Quindi io ho preso questa distanza, lo vedete qui da questo rettangolo, esattamente questa distanza, ho preso questa distanza e l'ho proiettata sul punto di rottura. E il livello che mi dà di target è intorno ai 29.450-29.500 punti. Perfetto, perfetto. Allora passo la palla a Matteo, così ci dà anche lui la sua view. Eccomi, buongiorno a tutti. Sì, allora, Matteo, ti sentiamo di parto. nuovo basso. Mi senti? No, basso. Mi sentite meglio? Vai, passali, perfetto, facciamo come l'altra volta. Nel frattempo che sistemi un attimo le cuffie. Io lancio il prossimo sondaggio, quale tra queste azioni vorreste analizzare? Prendetevi il vostro tempo e nel tempo che... Vai, prova a parlare. Mi sentite? Sì, adesso sì, adesso sì. Vai. Allora, partiamo guardando il grafico giornaliero. Ho utilizzato degli indicatori diversi rispetto a quelli di Alessandro. Riesci a condividere lo schermo, Matteo? Sì? Vai, vai, vai. Dicevo, nel frattempo che condividi, avete il sondaggio sulle azioni Tesla, Nvidia, Oracle e HP. Lascio il sondaggio aperto e poi vediamo.
Ecco, quindi sempre il FTSE MIB, però ho utilizzato degli indicatori diversi rispetto a quelli di Alessandro, giusto per far vedere comunque che insomma, si possono avere indicazioni simili o discordanti, però si possono di per sé utilizzare degli approcci diversi sul mercato. Abbiamo il parabolico, abbiamo un oscillatore che è l'RSI, poi tre medie che vanno sostanzialmente a definire su questo grafico giornaliero dei movimenti a 20 giorni, 50 e quello più lungo a 200. Ecco, possiamo osservare che i prezzi sono sopra la media mobile a 200 periodi, che in analisi tecnica è individuata come il comportamento di un ciclo annuale, quindi un mercato effettivamente in tendenza rialzista, ma le altre due medie si sono appiattite molto. Lo possiamo vedere appunto in questa fase. E la cosa, diciamo, non ci stupisce perché se osserviamo i prezzi, al di là, insomma, della salita e della discesa, però ci possiamo anche accorgere che da un punto di vista prettamente visivo non stanno facendo un grande movimento, ecco, un grande movimento rialzista e nemmeno ribassista. Quindi sono di per sé in una fase di lateralità. Ecco, la cosa interessante che volevo farvi così notare è che facendo una proiezione sui movimenti ciclici più importanti possiamo vedere come il mercato abbia effettivamente reagito in questi punti che si possono proiettare secondo la serie di Fibonacci come punti di minimo abbastanza diciamo, sentiti dal mercato. Al tempo stesso, sempre sul grafico giornaliero, direi che questa trend line a oggi è quella più attendibile, parte addirittura dei minimi dell'anno scorso, è stata toccata varie volte, poi ovviamente insomma, si può riaggiustare. Questo è secondo me un punto che va monitorato qualora il mercato dovesse scendere. Ecco, sarebbe effettivamente un punto significativo. Oltretutto, tende attualmente anche a combaciare con il valore del parabolico, che è questo pallino bianco, spero che si veda. Grazie. Ecco, il parabolico è un indicatore particolare, l'abbiamo già presentato moltissime volte in altri incontri, ha la caratteristica di essere privo di una base temporale, ovvero non ha necessità di definire un periodo per poter essere calcolato. Quindi di per sé ha una sorta di non correlazione rispetto ai classici indicatori di analisi tecnica che tipicamente utilizziamo. Ed è questo uno dei motivi per cui insomma, a me piace e oltretutto individua sempre in maniera chiara e oggettiva un punto che può essere un supporto eventualmente di inversione del mercato. Ecco, sul giornaliero siamo in una fase, come ci definisce il parabolico, rialzista. Sicuramente questo livello su cui ci troviamo proprio adesso in diretta, diciamo live, è un punto di resistenza abbastanza importante perché è una serie di due massimi precedenti, quindi in caso di rottura, quindi di breakout di questo livello di resistenza, ci potrebbe essere un allungo verso il recente massimo assoluto. Se la cosa non dovesse verificarsi, penso che il mercato possa continuare in una fase di come dire, lateralità con un'alternanza tra candele rosse e candele verdi, quindi candele rialziste e candele ribassiste. Ecco, la cosa interessante, giusto per non sovrappormi anche con quello che ha detto Alessandro, è che se andiamo a individuare altre tipologie di grafici, ovvero non il grafico classico candele che tutti utilizziamo, però possiamo andare ad esempio sul grafico Renko, il point and figure o eventualmente l'interruzione di linea che è il trend line break. Ecco, questi sono dei grafici che hanno una caratteristica simile a quella del parabolico, ovvero non hanno una base temporale. E qui ci dà un'informazione aggiuntiva. Ecco, ad esempio il trend line break ci individua una fase rialzista del mercato, come potete vedere questa serie di quattro candele rialziste. Ecco, un consiglio che posso dare è cercare di usare anche questi grafici come un filtro operativo sui segnali che andiamo effettivamente a individuare sul classico grafico candele con l'uso dei tradizionali strumenti di analisi tecnica. Quindi trend line break positivo sul grafico giornaliero, il Renko, un altro grafico senza base temporale, anche lui positivo. Ecco, l'unica eccezione di questi grafici senza base temporale è il point and figure, che al momento si trova
in una formazione ribassista, ma sulla parte alta. Cosa vuol dire? Vuol dire che qualora appunto dovesse esserci questo breakout di questo livello sul grafico giornaliero, effettivamente un nuovo allungo del mercato con primo target sul massimo relativo più recente che abbiamo fatto insomma poche settimane fa ci potrebbe effettivamente essere, quindi indicativamente nei pressi di 29.500 punti. Ecco, se poi andiamo su un orizzonte temporale un po' più piccolo, ecco, anche qui si può, diciamo, declinare una sorta di analisi che vi ho fatto brevemente, però usando un approccio simile, ad esempio sul grafico orario. Ecco, è abbastanza evidente come questo punto su cui ci troviamo ora è effettivamente un livello, un massimo relativo importante che effettivamente può fungere da resistenza attuale al mercato. L'RSI, giusto per concludere, al momento non mi sembra ci stia dando grossissime informazioni. Diciamo che è concorde con l'andamento del prezzo, ecco. Quindi non vedo delle divergenze, ovvero dei segnali che potrebbero darci una sorta di campanello d'allarme sul comportamento prossimo futuro dei prezzi. Quindi mi pare di capire, ragazzi, che a livello operativo non sono scattati questi segnali, tale per cui ci dicono entra long o short e puoi farlo nei prossimi 2 o 3 mesi. Cioè siamo in un mercato laterale, quindi bisogna un attimo aspettare i livelli più importanti, però a livello intraday ci sono dei punti dove poter entrare e uscire dal mercato, giusto? Sì, a livello intraday i punti di ingresso ci Quelli che possono abbiamo detto. essere. Ecco, io penso che però trovandoci in una situazione di questo tipo, il livello su cui ci troviamo ora potrebbe essere una fase in ottica proprio di breve periodo, quindi all'interno della Esatto. giornata di oggi, di possibile resistenza del mercato. È chiaro che poi bisognerà attendere l'apertura di Wall Street nel pomeriggio, che come sappiamo fa sempre un po' il faro di riferimento in Certo. tal senso. Qualora ci dovesse essere un mancato breakout, quindi un ritorno sostanzialmente di una sorta di negatività in ottica intraday, un possibile punto di supporto e quindi di eventualmente sostegno al mercato, al momento lo vedo nei pressi dei 28.750 punti, ovvero sul livello di questa media mobile a 50 periodi, che casualmente, ma insomma, coincide anche col punto del parabolic SAR sempre su time frame orario. Perfetto, allora passo la palla ad Alessandro. Avevo chiesto quale di queste azioni tra Tesla, Nvidia, Oracle e HP. Ha vinto Nvidia di poco su Tesla per il 45%, e quindi andiamo dritti al punto. Ho messo praticamente tutta roba americana perché Tesla perché era scesa molto e quindi stava recuperando, Nvidia, intelligenza artificiale, Oracle se non erro aveva dato la trimestrale e HP perché Buffett ha venduto diversi parecchi milioni di pezzi e quindi era interessante per quel motivo lì. Quindi andiamo con Nvidia. Ok, allora condivido lo schermo. Sì. Ok, allora quello che vedete adesso è il grafico giornaliero. Vuoi togliere le tete di questa vignetta, giusto, Sì, Alessandro? aspetta. L'isola, esatto, lì. Sì, eccoci. Allora, quello è il grafico vedete qui il grafico giornaliero di Nvidia. Io partirei un po' da lontano come ho fatto prima, vedete come questo utilizziamo sempre questa logica dell'indicatore Ichimoku e vedete come a dicembre 2022 ci sia stato il segnale di acquisto su Ichimoku di questa azione. Segnale d'acquisto che era intorno ai 160 dollari. Ichimoku ha dato anche in questo caso, vedete qui, un livello di supporto dopo il segnale di acquisto. Il titolo ha ritracciato e Ichimoku ha dato un livello di supporto molto molto forte che è stato anche rispettato dal titolo, che è quello di 136 dollari, intorno ai 136, 100, 140 dollari, diciamo. Da 140 dollari il mercato ha tentato
varie giornate di rompere questo livello al ribasso, ma diciamo, ha funzionato egregiamente come livello di supporto. Da lì è partito questo trend rialzista veramente molto marcato per la storia appunto sull'intelligenza artificiale che sappiamo tutti, e il titolo è arrivato intorno ai 500 dollari. La cosa interessante è che Ichimoku ha funzionato anche poi, diciamo, in questa fase quando c'è stato il primo ritracciamento dai 480, vedete come i prezzi hanno trovato supporto intorno alla nuvola, intorno ai 410 dollari, per poi ripartire, andare a fare nuovamente il nuovo massimo a 500 dollari. Ora siamo di nuovo in una fase dove la nuvola sta dando dei livelli di supporto. La nuvola è a 420, 400, diciamo, tra i 425 e i 430 dollari. Vedete come le candele effettivamente stiano, le ultime candele, prima abbiamo lottato sulla parte superiore della nuvola, adesso le ultime due stanno lottando sulla parte inferiore della nuvola. Questo cosa ci suggerisce? Ci suggerisce che, prima cosa, il mercato sta prendendo o una pausa nel movimento rialzista, e in questo caso quello che possiamo sfruttare da questo grafico è un'eventuale ripartenza per chi volesse entrare sul titolo e non è riuscito a entrarci. Questa fase è una fase dove è possibile farlo. Perché? Perché segnandoci un punto di ingresso abbiamo una stop loss che sarebbe nel momento in cui i prezzi rompono al ribasso la nuvola, abbiamo una stop loss estremamente vicina. Quindi un possibile risk reward del trade in questa fase sarebbe a nostro favore, perché potremmo individuare, ad esempio, sulla rottura di questa trend line di brevissimo periodo, potremmo individuare, ad esempio, un punto di ingresso, cioè se i prezzi dovessero rompere al rialzo questa trend line, ne ho preso uno, ma potremmo prenderne altri, potremmo prendere il parabolico, come diceva Matteo. Noi ci diamo un segnale di ingresso che può essere la rottura di questa trend line o la rottura di questo livello. Ad esempio, la rottura di 465 dollari, e noi sappiamo che un ingresso qui in quest'area troverebbe una prima stop loss in area 400, diciamo sotto i 425 dollari. Quindi avremo un risk reward del trade a nostro favore. L'altra cosa interessante però da notare su questo titolo è che, se guardiamo come si è sviluppato che però, scusate, che ci fa un primo campanellino d'allarme per quello che volevo farvelo vedere, che se vedete abbiamo una divergenza tra prezzi e il MACD che vediamo sotto. Vedete come il mercato abbia fatto tre massimi crescenti: il primo a 440, il secondo a 475 e il terzo in area 500. Però il MACD sotto ha segnalato una divergenza, perché vedete come questo massimo del MACD sia superiore a quello successivo, così come su quello successivo è superiore all'ultimo picco del MACD. Questo ci potrebbe dare un primo segnale che in effetti il trend rialzista che è iniziato a inizio anno potrebbe essere messo in discussione. Quindi, analizzando il titolo sul grafico giornaliero, quello che mi verrebbe da le conclusioni che possiamo trarre è: abbiamo un eventuale trade rialzista con un risk reward a nostro favore, perché abbiamo una stop loss in questo caso molto vicina, ma dobbiamo essere coscienti del fatto che se dovesse il mercato dovesse veramente iniziare a correggere verso il basso, e siamo entrati adesso in un trade rialzista, questa stop loss che ci siamo dati deve essere assolutamente rispettata. Perché? Perché la configurazione del trend potrebbe essere messa in discussione dal fatto che abbiamo una divergenza sull'indicatore MACD. Tra l'altro, questa divergenza, se lo vedete, non era mai avvenuta
nelle fasi precedenti dove avevamo i massimi, vedete che i massimi del mercato corrispondevano sempre ai massimi del MACD senza mai andare in divergenza. Quindi questa fase è una fase per il titolo dove chi ha posizioni che è stato bravo a entrare a livelli precedenti a questo sono livelli a cui una rottura ribassista della nuvola dovrebbe far pensare effettivamente a ridurre o chiudere la posizione long. E chi entra in un nuovo trade rialzista adesso deve essere cosciente che un'eventuale rottura della nuvola è un segnale di chiusura della posizione da non farsi scappare, da essere eseguito assolutamente a mercato. Se invece adesso andiamo sul grafico scusate, il grafico orario, vedete che il grafico orario segnala una fase ribassista che per il titolo è iniziata intorno ai 455 dollari e fase ribassista che continua a essere in piedi. Vedete come i livelli di resistenza che ci dà Ichimoku adesso per il titolo sono il primo 455 e il secondo 465-470. Quindi se ci affidiamo a Ichimoku e volessimo tradare una posizione rialzista adesso, noi dobbiamo essere coscienti che questa posizione rialzista deve essere fatta seguendo Ichimoku a una rottura dei 470 dollari. Quindi abbiamo un punto di ingresso sul grafico orario a 470 dollari con una stop loss sul grafico giornaliero che potremo piazzare in area 420 dollari, sotto i 420 dollari. Perfetto, perfetto. Allora passo la palla a Matteo e ne approfitto innanzitutto per aprire l'altro sondaggio. Quale tra questi indici obbligazionari vorreste analizzare tra il BTP Future, il Treasury nord americano e il Bund tedesco? E chiaramente stasera ci sarà la riunione della Fed col tasso di interesse e non potevamo esimerci da analizzare gli indici obbligazionari. Vai pure. Ecco, sì, allora io sono d'accordo, diciamo, con quello che ha detto Alessandro. Vi voglio dare una visione ulteriore che è quella, del grafico settimanale. Ecco, il grafico settimanale ovviamente ci evidenzia questo forte trend rialzista del titolo, spinto comunque da un recupero del comparto tecnologico. Ma la divergenza che Alessandro ha individuato sul grafico giornaliero direi che è molto evidente anche sul grafico settimanale, usando un altro oscillatore dell'analisi tecnica, non il MACD, ma l'RSI. Ecco, come vedete, l'RSI è andato in territorio di ipercomprato nel corso dell'anno corrente. Al tempo stesso i prezzi hanno realizzato dei massimi crescenti, ma piano piano l'oscillatore non è più riuscito a registrare dei nuovi massimi. E la divergenza più significativa è proprio questa, ovvero quella che si è generata tra luglio di quest'anno e questo massimo dell'oscillatore a settembre. Ecco, potete osservare che l'oscillatore ha avuto un andamento ribassista, mentre i massimi dei prezzi sono stati rialzisti. Ecco, questo è direi, un tipico segnale di divergenza in analisi tecnica, ovvero il fatto che i prezzi seguono una direzione e l'oscillatore, nel caso specifico l'RSI, ne seguono un'altra. Non sappiamo poi a favore di chi si risolverà la successiva tendenza, però è sicuramente un campanello di allarme sulla tenuta di un trend. Ecco, dunque, chi è entrato molti mesi fa su questo titolo, lì ha avuto un primo segnale di un rallentamento, di una debolezza di questo trend. Chi invece non ha preso posizione, ecco, al tempo stesso ha avuto un'informazione da poter sfruttare. E questa informazione, dal mio punto di vista, mi porta a sostenere che ingressi rialziti su questo titolo io non ne farei, ve lo dico proprio in maniera molto franca. Se non in ottica comunque di breve periodo, in un'ottica un po' più ampia, non vedo una possibilità oggi che il titolo possa, fra 3-4 mesi, aggredire in maniera significativa i
recenti massimi assoluti. Ecco, dico questo perché siamo su un punto, secondo me, abbastanza delicato. Ci passa una media mobile a 20 periodi e il mercato ha fatto esattamente il minimo su questo livello. Poco sotto c'è il parabolico che, come vedete, si trova in una fase quasi di lateralità senza una tendenza spiccata, ma soprattutto abbiamo questa divergenza. E quando c'è una divergenza è abbastanza difficile diciamo, prevedere, ecco, anche se non è il termine giusto appropriato, la successiva tendenza. E di conseguenza è meglio restare in una fase di attesa. Tra le due, però, se dovessi, diciamo, sbilanciarmi, sarei più propenso per un ritracciamento di questo titolo. Ecco, per chi volesse comunque, perché insomma, lo ritiene opportuno prendere una posizione rialzista, ecco, lo potrebbe fare su questo minimo della candela settimanale, ma avendo uno stop molto stretto, ovvero esattamente sul valore del parabolico, perché qualora ci sia una rottura dell'indicatore parabolico, ecco, ci potrebbe anche essere una conseguente diciamo, incremento del trend ribassista. Ecco, queste considerazioni poi sono ovviamente anche condivisibili su grafici un po' più piccoli, ovvero il grafico giornaliero. Qui vedete che siamo già in una tendenza ribassista del parabolico. L'RSI continua a confermare questa fase ribassista e ci troviamo anche al di sotto delle due medie mobili. Queste due medie, che sono sempre quelle che vi ho indicato in precedenza sul grafico del FTSE MIB, non hanno ancora effettuato un cross ribassista, quindi la media mobile veloce si trova poco sopra quella lenta. Ribadisco il concetto, cioè qualora ci dovesse essere un crossover di queste due medie, ecco, allora molto probabilmente ci troveremo all'interno già di un contesto diverso da quello attuale, quindi un contesto dove i prezzi potrebbero effettivamente ritracciare. Dove potrebbero arrivare, se è vero questo tipo di previsione, allora sicuramente su questo livello, ovvero 383-85 circa, che è il punto di apertura di questo gap up. E come sappiamo, i gap up o i gap down sono dei punti di supporto-resistenza che possono essere abbastanza significativi, quindi quello è un target di medio periodo in caso di ritracciamento del mercato. Se poi andiamo ad analizzare anche qui i grafici privi di base temporale, e li consiglio come filtro, ecco, ci evidenzia in maniera molto chiara e molto netta, questo è il Renko, ad esempio, questa fase rialzista del mercato con tutta una serie di blocchi di colore verde. Ecco, ora ovviamente ci troviamo in un primo blocco di un movimento ribassista. La stessa cosa, se non erro, è confermata anche da altri grafici, quindi il trendline break, ad esempio, l'interruzione di linea. Ecco, lui ci aveva già segnalato con un po' più di anticipo che il titolo non aveva più questa forza sul grafico giornaliero di proseguire la forte tendenza rialzista che ha avuto nel recente passato. Ecco. Perfetto. Scusa Matteo, una domanda che poi vale per tutti e due, chiaramente, immagino la risposta sia la medesima. Non siete rialzisti, ok, ma sul mega trend dell'intelligenza artificiale sì, comunque, è comunque il Ma futuro. allora personalmente ti dico di no, nel senso che cioè, il punto è che adesso tutti parlano del mega trend, Sì. tutti parlano di altre tecnologie, tutti parlano di blockchain e di cripto. Ecco, come sappiamo, il mercato tende ad accumulare quando, come dire, c'è poco, ci sono pochi rumors, poche Poche notizie. voci, sì, poche voci, sì. Quindi effettivamente siamo di fronte a un cambiamento epocale dal punto di vista tecnologico, intelligenza artificiale, tutto quello che ne consegue, la risposta è affermativa dal mio punto di vista. È evidente, cioè il mondo fra 10 o 20 anni sarà di nuovo diverso da quello in cui siamo attualmente da quel punto di vista, perché è un dato di fatto. Però al tempo stesso, ecco, mi fa un po' sorridere quando appunto si sentono queste cose come se fossero la novità proprio del momento. Non è esattamente così. Ecco, io e Alessandro possiamo anche dire che abbiamo Sì. svolto tutta una serie di studi, nonché anche un progetto sull'intelligenza artificiale applicata al trading,
è un argomento di frontiera, lo era all'epoca, parliamo del 2016. E io personalmente ho poi avuto anche il piacere, durante la conferenza mondiale a Milano, organizzata dalla SIAT, per diciamo, l'IFTA, che è l'associazione di tutte l'associazione mondiale di tutte quelle diciamo, delle singole nazioni, ecco, nel 2017 ho parlato proprio di algoritmi applicati al mercato finanziario basati sull'intelligenza artificiale. Ecco, quindi sicuramente c'è un megatrend, però non è detto che il prezzo, perché noi abbiamo sentito adesso che c'è questo megatrend, deve per Certo. forza fare double ancora un'altra volta. Ecco. Quindi io dico, bisogna comunque stare un po' attenti, ecco, perché siamo di fronte a un cambiamento. La vera domanda che un investitore e un trader deve porsi, è questo, diciamo, cambiamento è già assimilato dal prezzo? È già stato assimilato oppure no? Ecco, Perfetto. questo è un po' il discorso. Se posso fare un'osservazione che diciamo, non c'entra nulla, mi viene in mente un po' anche un altro argomento che riguarda ad esempio l'uranio. Ecco, l'uranio recentemente si sta parlando molto perché il prezzo è salito tantissimo. Ecco, io ero abbastanza sostenitore da un po' di anni di un cambiamento in quel campo. Quindi bisogna cercare, secondo me, in ottica soprattutto di investimento, e qui non parliamo di trading, quindi compriamo adesso, vendiamo fra un'ora o vendiamo dopo domani, però in ottica appunto di investimento, quindi seguire questi megatrend, provare a cercare di anticipare un po', di cercare di guardare un po' più avanti di cosa potrebbe succedere all'interno del mondo in cui viviamo, dei vari comparti che ci possono essere. Ecco. Perfetto, Non sì. so se ho No, risposto, mi sono un po' dilungato, però. no, 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 ma questo era fondamentale perché si sente parlare chiaramente ogni giorno e volevo un vostro punto di vista a riguardo, perché magari uno arriva in ritardo, dice compro l'intelligenza artificiale oggi, mi aspetto un più 30, più 40, più 50, invece magari sta fermo lì e poteva prendere altre occasioni da qualche altra Ma parte. Fabio, guarda, questa cosa purtroppo insomma, si è vista tante volte sui mercati. Cioè, ricordo Sì. anche la bolla internet del 2000. Io ero insomma, un ragazzo, però me la ricordo. Quando tutti hanno iniziato a parlare di internet, il Numtel ha iniziato a scendere dopo che erano 5-6 anni che saliva. Vogliamo parlare adesso di un altro argomento comunque molto gettonato negli ultimi anni, è il Bitcoin. Lì si è Certo. verificato un po' anche la stessa cosa, no? Quindi bisogna cercare di capire quale potrebbe essere il prossimo megatrend. Ecco. E quindi la prossima necessità, diciamo, Esatto, in esatto. termini economici. Va bene, allora passo la palla ad Alessandro, grazie mille nel frattempo. Andiamo sui BTP Future, ci avrei scommesso, però chiaramente è molto interessante anche come argomento. Anche l'ultima volta ne parlammo, siamo sempre lì. I rendimenti sono saliti, la Fed, la BCE e quant'altro, quindi vediamo un attimo dove possiamo arrivare, quindi come comportarci, sia col future, sia con i BTP che magari molti italiani hanno in portafoglio e hanno deciso di mettere in portafoglio. Ok, allora, questo è il futures dicembre 23. Allora, sul completo tu Fabio, se andiamo a guardare il grafico giornaliero ci dice poco niente perché siamo in una fase Fai una abbastanza. cosa, Alessandro, non so se funziona, se ti tiene il settaggio, però se tu vai sulla rotellina dell'ingranaggio, di fianco ordine in alto, ci dovrebbe essere la possibilità di andare sul grafico continuo. Prova a vedere se ti tiene il settaggio con Ichimoku. Sì, Okay. perfetto. Sì, diciamo, cambia di veramente poco perché vedete come il mercato sia in una fase di lateralità spaventosa tra i 100, tra i 112 dove siamo adesso, scusate, e i 117. Sul grafico giornaliero adesso siamo sulla parte, siamo intorno ai 112 ed è anche logico in quanto abbiamo avuto l'ennesimo rialzo dei tassi di interesse, il mercato ha scontato questo rialzo facendo salire i rendimenti, quindi logicamente i futures sul BTP sono scesi. Qui più che fare analisi tecnica, bisognerebbe fare un'analisi un po' più di contesto economico. Per quanto riguarda il grafico,
come detto, sul grafico giornaliero si potrebbe provare a tradare questa lateralità, quindi questa fase sarebbe una fase di ingresso con una fase d'uscita intorno ai 115-116 per prendersi appunto, per tradare un po' di lateralità sul grafico giornaliero. Se vogliamo stringere il campo e andare sul grafico orario, vediamo che ovviamente il mercato ha fatto la sua fase ribassista che è iniziata appunto intorno ai 115, ha tentato qui un rimbalzo intorno ai 113 e mezzo e adesso siamo intorno ai 112. Solo una rottura dei 112 a 90 potrebbe dar spazio appunto a una risalita in area 115-116. Quindi dal punto di vista tecnico non è un mercato, se lo guardiamo sui grafici così a un giorno e un'ora, no? Per avere dei segnali dovremmo spingerci probabilmente sul grafico 1 minuto per chi vuole tradare appunto o il BTP o il Bund sul grafico 1 minuto, però non credo sia neanche l'obiettivo di questo incontro scendere su una granularità così stretta. Certo, ma Per quanto invece, riguarda scusami, scusami. il mio punto di vista economico, quindi sono semplicemente mie idee, siamo in una fase probabilmente di picco dei tassi, quindi una fase dove il mercato, probabilmente la BCE andrà a aumentare probabilmente di un altro 0,25 magari a dicembre, ma iniziano già a essere molti dubbi, ci sono a esserci molti dubbi su questo rialzo, perché già dall'ultima riunione della BCE solitamente le decisioni vengono prese all'unanimità, perché nessun membro del Consiglio vuole mostrarsi contrario alla decisione del gremio. Quello che è stato fatto invece nell'ultima riunione è stato proprio nei verbali, c'è stato scritto che alcuni membri della BCE non erano d'accordo sul rialzo dei tassi e volevano lasciare i tassi fermi. Quindi questo è un primo segnale che ci dice che i tassi probabilmente da qui in avanti ci saranno dei rialzi con molta, molta più difficoltà. La Bank of England ha riportato i tassi, l'inflazione, scusate, oggi, e l'inflazione che è stata riportata dal Bank of England è stata più bassa dell'inflazione attesa, e quindi ha messo in dubbio i futuri rialzi dei tassi della banca inglese. La banca americana riporterà oggi, questa sera, le decisioni sui tassi della Fed. E gli analisti dicono che per questa tornata la Fed dovrebbe tenere i tassi piatti. Quindi in ottica di portafoglio, dopo anni e anni di tassi bassi sull'obbligazionario, i tassi dell'obbligazionario di adesso sono tassi, ovviamente, attenzione, tassi nominali estremamente interessanti, perché adesso, diciamo, sulla parte breve della curva, per i titoli italiani siamo intorno al 4%. Ovviamente, guardate bene, sono tassi nominali che sono così allettanti, perché i tassi reali, se li scontiamo all'inflazione, i tassi reali non sono poi così allettanti, perché ovviamente abbiamo un'inflazione molto alta adesso. Quello che si potrebbe pensare di ristrutturare e iniziare a strutturare il proprio portafoglio di investimenti adesso e iniziare a muoversi non più sulla parte a breve della curva, avendo paura appunto di possibili rialzi dei tassi, ma andando a muoversi un pochino più sulla parte a lunga della curva, cioè andare a prendersi titoli con duration, iniziare a prendere titoli con duration un pochino più lunga per sistemare il proprio portafoglio di investimento per un periodo di tempo più lungo. Ovviamente questo non è trading, questo è un'allocazione di portafoglio. Ovviamente in ottica di trading dobbiamo anche dire che
per chi non vuole poi tenere le obbligazioni fino a scadenza, ma ha l'obiettivo anche di venderle prima della scadenza. Ovviamente, più allunghiamo la duration del nostro portafoglio obbligazionario, più diventiamo sensibili in termini di prezzo ai cambiamenti dei tassi di interesse. Quindi, per chi ha una forte view sul fatto che i tassi di interesse da qui non possano più salire e abbiamo raggiunto il massimo della salita della BCE, e anzi nel 25 si inizierà una riduzione dei tassi di interesse, andare adesso a prendersi titoli con duration lunga ci espone al fatto che quando si andranno a tagliare i tassi di interesse, questi titoli avranno una reazione molto più marcata rispetto a titoli con duration più breve, appunto ai tassi di interesse. Quindi il capital gain che andremo ad ottenere su questi titoli sarà superiore rispetto a titoli con duration più breve. Quindi la mia idea è che siamo arrivati a una fase dove l'investitore debba iniziare a mettere in portafoglio titoli con duration un po' più lunga di duration a breve termine. Ovviamente, Perfetto. come hai detto tu Fabio prima, non avevi dubbi che saremmo andati a finire su BTP Futures, perché l'investitore italiano, quando si parla di titoli di Stato, parla sempre di BTP. Ecco, quello che dico io è prestiamo sempre molta attenzione quando prendiamo i nostri risparmi e ci facciamo ingolosire, diciamo così, dal BTP e basta, perché offre tassi più alti. State attenti perché stiamo andando a non diversificare il nostro portafoglio obbligazionario con un aggravante in più, il fatto di essere italiani. Quindi il fatto di avere la nostra pensione, i nostri servizi essenziali legati allo Stato italiano. Se noi abbiamo già la nostra pensione, già i nostri servizi essenziali legati allo Stato italiano, in più tutto il nostro portafoglio obbligazionario è concentrato sul rischio Italia, ci stiamo veramente prendendo un rischio micidiale. Quindi, ok, prendersi i titoli di Stato italiani, però cercate sempre di non sovraesporvi al rischio Italia nel nostro portafoglio. Perfetto. Allora passo la palla a Matteo e poi Sì. riapro anche il sondaggio. Scusami Matteo, questo è sulle coppie valutarie. Quale preferireste analizzare tra euro-dollaro, GBP dollaro e Sì, dollaro-yen? direi che Alessandro ha espresso in maniera molto precisa e puntuale concetti che condivido anch'io, ecco. Io poi oltretutto non sono, come dire, un grande fan del trading barra investimento su questi comparti, però sicuramente, e lo vediamo qui, ci troviamo adesso in una situazione in termini di prezzo per quanto riguarda il derivato. Questo è un grafico mensile addirittura di una fase estremamente ribassista. Ecco, una delle cose che vorrei aggiungere, giusto per non, come dire, dilungarci o replicare o duplicare le cose che ha detto Alessandro, che condivido e sottoscrivo, ecco, per chi di voi magari ha seguito gli incontri che abbiamo fatto tempo fa riguardo l'analisi Intermarket, una cosa che vi posso segnalare è che il mercato obbligazionario ha un legame diretto con quello azionario, ma sfasato nel tempo. Questa sfasatura mediamente sul comparto, sul mercato americano, di circa 2 anni. E a tal proposito, diciamo, se volessimo fare una sorta di gioco previsivo, ecco, si può utilizzare l'andamento del mercato obbligazionario per avere una sorta di roadmap sul prossimo futuro andamento del comparto azionario. Ecco, quindi io devo dire che il mercato obbligazionario lo seguo più che altro con un'ottica intermarket per cercare di avere delle conferme o non conferme rispetto poi ai mercati che effettivamente vado a negoziare. Ecco, il legame poi stretto con le scelte di politica monetaria sono
ovviamente evidenti. E qui ecco, se l'avevamo detto anche in precedenti incontri, ero molto convinto di un rialzo anche abbastanza consistente nel tempo dei tassi di interesse, perché insomma l'avevamo giustificato. Oggi posso dire che onestamente questo rialzo potrebbe, secondo me, effettivamente andare a subire una sorta di rallentamento o di stabilità sui livelli in cui ci troviamo. Ecco. Quindi, da un punto di vista prettamente del trading, sì, non è secondo me, diciamo, lo strumento adatto per poter svolgere operatività di breve periodo, eventualmente per inserirlo all'interno di un portafoglio, come ha detto benissimo Alessandro, avendo sempre presente però che vale comunque anche un concetto di diversificazione. Non di diversificare troppo perché altrimenti otteniamo l'effetto contrario, però anche cercare di andare, come dire, un po' oltre rispetto al nostro perimetro di comfort, secondo me ci aiuterebbe. E quindi io spero anche che nei prossimi incontri il sondaggio non sia soltanto, come dire, focalizzato sul mercato Italia, ma magari appunto prendiamo spunto anche da questa considerazione per cercare anche di guardare un po' fuori, perché non c'è soltanto il mercato italiano su cui andare a investire e a svolgere appunto dell'attività di trading. Matteo, con questa tua osservazione stai rispondendo a Walter che dice: quali strumenti per diversificare il portafoglio oltre i BTP? Pronto? Mi senti? Scusami. Sì. Sì, dicevo, con questa tua osservazione hai, tra virgolette, risposto a una domanda di Walter che chiede quali strumenti abbiamo quindi a disposizione. Beh, c'è il Treasury, ci sarebbe il Bund, ci sono tanti altri titoli di Stato, quello francese, quello Esatto. austriaco, ce ne sono tanti, oppure dei fondi obbligazionari che diversificano a loro volta, al loro interno, ci pensano loro, no? Ci pensano i gestori a comprare quota parte, no? E quindi vai a diversificare con un unico strumento. Oppure, non lo so, Esatto. ETF, vedete un po' voi, chiaramente non posso andare a consigli per l'acquisto, però se volete andare proprio sulla singola obbligazione da soli, autonomamente, andate sul sito Mercati e Trading, Obbligazioni, Ricerca Obbligazioni, mettete il filtro per paese, per continente e cercate un po' in base al rendimento che volete ottenere. L'unica cosa che mi sentirei di dire, se andate su roba non in euro, attenzione al rischio cambio, ok? Non per il dollaro, magari dopo ne parliamo del dollaro, più che altro per il TRY, ci sono tante monete, no? Tante valute, molti di voi magari hanno comprato titoli in TRY, si sono trovati, tra virgolette, con un pugno di mosche in mano perché il TRY si è svalutato. Correggetemi se sbaglio, Alessandro e Matteo, però. Sì, assolutamente, ma allora, cioè, si può anche pensare di inserire uno strumento di questo tipo in un'ottica di portafoglio, no? Però deve essere una percentuale molto bassa del portafoglio, quindi e uno deve essere soprattutto cosciente di quello che sta facendo. Esatto. E non magari prendere uno strumento specifico perché vede soltanto che questa obbligazione rende il 20%. Ecco, cioè, poniamoci sempre la domanda, perché rende così tanto? Esatto. Evidentemente c'è un rischio alto associato. Nonostante la Se poi, tripla A perché è messa dalla Bei. esatto, se poi dopo sono, voglio dire, consapevole di questo, voglio comunque correre il rischio, va benissimo. Ecco, l'importante è che ci sia una consapevolezza di quello che effettivamente si va ad inserire in portafoglio. Ecco, la domanda Certo. che deve porsi è proprio questa, cioè alto rendimento coincide ad alto rischio. Questa è una delle regole base della finanza. La domanda successiva è: voglio correrlo, sì o no? Ecco. Esatto. Va bene, poi c'era una domanda sempre per te, Matteo, come hai impostato i parametri dei punti? Non ho fatto nessun cambiamento. Allora, l'ho detto già in altri incontri, quello che consiglio a tutti è di utilizzare gli indicatori di analisi tecnica, così come sono settati su Fineco, perché sono applicati parametri, passatemi il termine, standard, ok? Quelli che si trovano sui libri, quelli proposti da chi ha ideato gli indicatori stessi. Quindi non cercate di andare a rincorrere una sorta di ottimizzazione di questi parametri, perché quello è un processo che può aver senso, ma Sì, bisogna lunghissimo. cercare di
come dire, un po' limitarlo, comunque farlo con un approccio un po' più quantitativo, ecco. Quindi io mi atterrei a quello definito. Poi per quanto Quindi. riguarda il parabolico, assolutamente non è da modificare, se non su grafici con un orizzonte temporale molto piccolo, e mi riferisco ad esempio al grafico a un minuto, ecco, però non è argomento, diciamo, di oggi. Certo, quindi le impostate da indicatore lasciate così com'è, ok? Senza problemi. Allora, il sondaggio Ecco, poi scusa sull'indicatore. Fabio, per Sì. completezza, le medie sono 10, scusate, 20, 50, 200. Ok, perfetto, perfetto. Anche lì le impostate, le mettete e fate un attimo voi le vostre considerazioni sulle medie. Coppie valutarie euro-dollaro. E qui vi lancio un attimo un guanto di sfida. Ma che ne sarà del dollaro? Questi BRICS che faranno secondo voi? Se potete rispondere, eh? Ci sarà il processo di de-dollarizzazione che è tanto paventato dai telegiornali, che si leggono sui giornali. Vai Ale. Se vuoi condividere, puoi condividere. Allora, Io non ci credo, cioè nel senso, per me il dollaro è il dollaro, però. ma allora cioè, Si sente male, mi sentite bene adesso? Ale? È sempre lontano. Mi sentite? Io ti sento lontano. Vai, vai. Perfetto. Ah, forse perché c'è Matteo che c'ha il microfono No, ci aperto. sta, scusate. Dico tutte le tensioni che ci sono nel... No, c'è il microfono acceso. Sì, fa eco, capito Matteo? Ecco, Perfetto. tutte le tensioni che ci sono geopolitiche adesso sono volte a ridefinire gli equilibri tra, diciamo, tra i due comparti del mondo, che sono quello capitanato dagli Stati Uniti e poi c'è quello dall'altra parte, dalla Cina. Quindi le guerre che abbiamo adesso sono, poi si traducono anche in guerre valutarie, che è indubbio che il blocco cinese stia cercando di togliere il dollaro come valuta di riferimento. Hanno gli stessi interessi anche il mondo arabo. Quindi il dollaro è sotto attacco sotto questo punto di vista. Il fatto che però sia un processo di veloce soluzione, su questo io ho serissimi dubbi. Cioè, sarà sotto attacco, ma il fatto che si riuscirà poi a imporre al mondo una seconda valuta di riserva, una seconda valuta di transazione, che sia, non sia il dollaro, ma sia un'altra valuta, ho dei seri dubbi. Sì, anch'io. Può essere che i BRICS, tra di loro utilizzino una loro valuta per scambiarsi, per regolare i loro rapporti commerciali. Sì, può essere, però al momento la bilancia commerciale cinese è tutta verso gli Stati Uniti e l'America. Quindi, cioè, scusate, Stati Uniti e l'Europa. Quindi se gli Stati Uniti e l'Europa dicono ok, però noi paghiamo in dollari, non è che dubito che loro a un certo punto riescano a imporre il fatto, no, dai, le vogliamo che ce le paghiate in una valuta che va bene a noi dei BRICS. Quello al momento lo vedo veramente difficile. Dall'altra parte, che mi spaventa del dollaro, onestamente, è la quantità di debito che gli Stati Uniti adesso hanno in pancia. È una quantità di debito mostruosa. Soprattutto dopo già c'erano stati gli stimoli per la crisi finanziaria post Lehman, gli stimoli per il Covid, quantitative easing e tutto quello che vogliamo hanno una quantità di debito mostruosa. E ovviamente questa quantità di debito pesa sulla forza della valuta.
È vero anche che però la quantità di debito è in valuta americana, quindi nell'eventualità si può sempre combattere come stanno facendo la quantità di debito, e io di questo sono fermamente convinto, le banche centrali abbiano voluto questa fase inflattiva per combattere la massa di debito che c'era, perché in termini reali il debito presente nei bilanci pubblici, in termini reali, gli abbiamo dato una bella aggiustata, perché in termini nominali no, ma in termini reali quel debito effettivamente vale decisamente molto meno. Quindi questo è un altro aspetto che sul dollaro può pesare profondamente. Nel breve termine, guardando il grafico, non so se lo sto proiettando. Sì. Ah, ok, guardando il grafico nel breve termine, questo è il grafico giornaliero, vedete che abbiamo avuto una fase rialzista dalla parità, ci ha portato in area 107-110, è un'area dove sta sostanzialmente da marzo quest'anno, sta andando in lateralità. Adesso, secondo Ichimoku, è la prima volta, secondo Ichimoku, che però abbiamo rotto effettivamente la fase rialzista, perché qui, nonostante i prezzi fossero sotto la nuvola, la lagging line, che è la linea che conferma il segnale, era sempre stata supportata dalla nuvola. Adesso invece abbiamo i prezzi sotto la nuvola e la lagging line che ha rotto la nuvola. Quindi dal punto di vista di Ichimoku questa fase rialzista del cambio è terminata. Quindi diciamo, l'euro ha perso vigore rispetto al dollaro. C'è da dire che dal punto di vista anche logico bisognerà vedere come continueranno l'andamento dell'inflazione nell'area euro e nell'area americana, perché ricordiamoci che l'inflazione dell'area americana è stata un'inflazione molto dettata da un'inflazione da domanda, cioè gli americani domandavano più merce di quella che effettivamente l'offerta era in grado di offrire, e questo ha determinato un'inflazione. E questo tipo di inflazione è un'inflazione che tipicamente puoi curare aumentando i tassi di interesse. Infatti in America l'inflazione è sicuramente più sotto controllo rispetto al mondo europeo, rispetto alla parte europea. In Europa abbiamo avuto un'inflazione da offerta, cioè non eravamo in grado di supplire alla domanda che c'era, e i prezzi delle materie prime sono saliti per la guerra, la supply chain e altri problemi. Ed è un'inflazione che è decisamente più difficile da combattere. Alcuni dicono che addirittura non si possa combattere aumentando i tassi di interesse, perché stai andando a soffocare la domanda, non risolvendo i problemi strutturali dell'offerta. Quindi alcuni si aspettano che da qui in avanti l'Europa faccia più fatica a tenere l'inflazione sotto controllo e debba magari andare a ritoccare ulteriormente i tassi, cosa che negli Stati Uniti invece si pensa che si è arrivati al punto di massimo. Ovviamente le politiche monetarie hanno un influsso pesante sulle valute, perché se la valuta europea continua ad avere tassi in salita, l'euro tendenzialmente andrà a rafforzarsi sul dollaro, perché un investitore americano potrebbe avere vantaggio a comprare euro per investire in una zona con tassi di interesse più alti. Quindi l'euro potrebbe, se le politiche antinflazione non dovessero portare dei risultati nei prossimi mesi, potrebbe tornare a rafforzarsi, perché il mercato potrebbe scontare un ulteriore rialzo dei tassi di interesse. Perfetto, perfetto. Allora passo la palla a Matteo. Eccomi un secondo solo Vai. che condivido. Sì, ecco, beh, questo è il grafico mensile dell'euro-dollaro. Come vedete abbiamo avuto un recupero dal minimo, diciamo, più importante visto negli ultimi anni. Ci troviamo sicuramente qui in una fase di lateralità. Ecco, non dimentichiamoci che queste sono candele mensili, però come vedete due candele verdi, una rossa che si rimangia tutto il movimento e via dicendo.
Quindi da qui possiamo vedere che il livello 1105, cioè 1,05, è un punto di supporto importante ai prezzi. Qualora ci dovesse essere una rottura di questo livello, ecco, un'accelerazione al ribasso verso 1,025 e successivamente 1 potrebbe anche essere possibile. Per quanto riguarda poi diciamo la possibilità che il dollaro possa essere in qualche modo come dire, sostituito, ecco, non so se è il termine giusto, anch'io non ci credo proprio in nessun modo. Succederà prima o poi perché fa parte, come dire, della storia umana, il cambio di dominio da un punto di vista proprio geopolitico, però sono fenomeni che non avvengono nel corso di una vita di un singolo individuo, ecco, di solito avvengono su orizzonti temporali un po' più ampi. Non penso che questo è il momento, come dire, di fine del dollaro. Ci potrà essere, come del resto c'è già stato qualche tentativo di provare a intaccare la sua posizione, ma non avrà, secondo me, risultati. Quindi i movimenti che ci possono essere sul cambio, io cercherei di utilizzare un approccio prettamente tecnico, soprattutto se andiamo su orizzonti di breve periodo. È fondamentale, quindi legato al comportamento delle banche centrali, delle news e quindi un aspetto più macro per quanto riguarda un'ottica invece un po' più di investimento. Posso aggiungere questa cosa, ecco, oggigiorno, diciamo una domanda un po' provocatoria che vi faccio, però se pensiamo a quali sono le multinazionali più importanti al mondo, e possiamo fare varie domande per tutti i settori che conosciamo. Ecco, la risposta è che quasi sempre c'è dentro un colosso americano. Ecco, quindi capite bene che un colosso americano, facciamo un esempio, Coca-Cola, non so, McDonald's, Nvidia, che abbiamo visto prima, hanno un vantaggio competitivo e dominante, come sostiene Buffett. Questa cosa è verissima. E fino a quando questo fatto, come dire, resta vivo e vegeto, ecco, capite bene che anche andare a intaccare nella vita quotidiana di tutti i giorni il dominio del dollaro, nella testa proprio anche delle persone diventa un po' difficile. Cioè, l'ho detto prima, vediamo questo pomeriggio come apre il mercato americano. Ecco, questa frase non la dico solo io, oggi la stanno ripetendo tutti come sempre, no? Quindi movimenti di volatilità che potrebbe essere anche ampia, assolutamente sì. Un cambio radicale da un punto di vista valutario, onestamente, oggi, ribadisco, oggi non ci credo, nonostante tutti i problemi politici che ci sono in giro, insomma, sparpagliati per questo mondo, ecco. Perfetto, perfetto. Allora ne approfitto solo un istante per dire la Hall Moving Average c'è perché mi è stato chiesto, non la trovate come singolo indicatore, ma dovete impostare la media mobile, invece che tipologia semplice, mettere la Hall Moving Average. Poi gli alert di prezzo a me funzionano perché c'è uno di voi che ha detto, Danilo dice, non si attiva il menu a tendina per inserire gli alert di prezzo. In realtà se fai tasto destro su un titolo e metti aggiungi alert e condizioni, a me la finestrella funziona. Probabilmente o il browser o comunque se non riesci prova a sentire il nostro servizio clienti, ti danno una mano sicuramente. Poi, scusami Matteo, Piero dice che tu nel corso del webinar hai parlato di un eventuale breakout nel PM, non so cosa vuol dire, forse nel pomeriggio. In tal senso si vuole intendere una rottura della resistenza e poi ritracciare con un'eventuale inversione del mercato di breve? Ora non ricordo se avevi Ma detto giusto. allora, Sì, nel penso che pomeriggio. si riferisse al FTSE MIB. Ecco, Sì. adesso non so in tempo reale com'è, però io non ero molto propenso a un breakout nella giornata di oggi. Ecco, Sì, hai parlato di resistenza, quindi. lo vediamo qua, il fatto che ci possa essere, diciamo, una rottura netta, ecco, intendo netta, di questo livello su grafico orario. Poi ovviamente voglio dire quello che diciamo adesso, attenzione, perché magari tra un quarto d'ora ovviamente abbiamo dei nuovi segnali, può cambiare, perché comunque è anche un po' il bello e il brutto di questo tipo di lavoro per quanto riguarda proprio diciamo, l'analisi o eventualmente il trading
a mercati aperti con orizzonti soprattutto molto stretti. Ecco, se io dovessi pensare a un movimento forte questo pomeriggio di rottura di questo livello, non ci credo moltissimo, ecco. Però Sì, se poi poi stiamo a cambia basta, vedere, ecco. basta agire, nel senso prendi posizione contraria perché vuol dire che non avevi ragione e segui il mercato. L'ho detto anche ieri in un webinar sui certificati, quindi, e come dicevi tu Matteo, l'importante è stare magari poi davanti al grafico e agire. Non sempre abbiamo ragione nelle nostre analisi, quindi ci mancherebbe Ma altro. assolutamente, ecco, poi la cosa importante, soprattutto se facciamo trading di giornata, ma poi di per sé vale anche su trading multi-day, però cercare di aver chiaro dove posizionare lo stop loss. Ecco, questa Fondamentale. è la cosa più importante. Il take profit potete anche dimenticarvelo, perché serve e non serve. Ecco, Va bene. però lo stop loss è davvero importante, perché comunque è l'unico salvagente che vi può salvare da un'analisi sbagliata, un errore, un inconveniente che c'è stato anche, insomma, qualunque cosa. Assolutamente. Ragazzi, io come sempre vi ringrazio, ricordo a tutti che il webinar è stato registrato e come detto prima via chat verrà messo a disposizione in video library sul nostro sito e come vi ho detto anche prima via chat, se vi iscrivete al nostro canale YouTube io di solito li rendo pubblici e quindi ricevete una notifica se attivate le notifiche e così in tempo reale vedete quando è stato pubblicato. Ricordo i prossimi webinar, già questa settimana facciamo un live trading show, poi uno sguardo ai mercati che stiamo facendo in live su YouTube anche e via via i prossimi webinar anche del mese successivo. Grazie mille davvero, un webinar molto 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 utile. Volta Grazie prossima a voi. non mettiamo più il BTP Future, ok? Mettiamo qualcos'altro, ok? Grazie mille davvero, un Buona saluto. giornata a tutti. Grazie a tutti, buona sera, buona giornata.